Oh, per carità, è vero, eh. Il Real Madrid ha già ufficializzato Hazard, Jovic, Militao, Mendy, ha già speso una fracca di soldi in, boh, 2 settimane di calciomercato, però anche la Juventus sta iniziando a muoversi, va detto. La Juventus ha già, pim, piazzato l'acquisto top, precisamente Traoré dell'Empoli, per 15 milioni. E acquisto top al momento perché fondamentalmente è l'unico, quindi... Oh, alla fine, poco alla volta, non è che si può avere tutto subito e l'allenatore e i giocatori. Aspettiamo un attimo, siamo partiti. L'importante è partire e siamo partiti. E secondo me, a prescindere da tutto, va bene che tutti ci aspettiamo i grandi colpi in difesa, i grandi colpi a centrocampo e magari qualche ritocchino in attacco, però sicuramente, a parte tutte le battute, Traoré lo reputo comunque un ottimo giocatore. Innanzitutto perché è classe 2000. Ha dimostrato comunque di non essere proprio un giocatore così malvagio, ha ampissimi margini di miglioramento, è uno tosto, no? È strutturato abbastanza bene, soprattutto considerando anche l'età che ha, ricopre quasi tutti i ruoli del centrocampo, ho letto che può fare anche il trequartista, e niente, fondamentalmente tutto qui. Per iniziare, buon colpo, non ci si può assolutamente lamentare. Si parla di una cifra attorno ai 15 milioni, mi pare di aver letto, poi milione più, milione meno, onestamente non lo so. Col mercato da adesso è un prezzo che tutto sommato ci può stare, è un investimento perché appunto questo ragazzo, già che non è malvagio adesso, ha ampissimi margini di miglioramento, quindi magari che so, in futuro potrà venire effettivamente alla Juventus per magari giocarsi un posto da titolare. E dico magari in futuro proprio perché pare che andrà al Sassuolo, verrà girato in prestito al Sassuolo, che ci sta perché comunque De Zerbi è un allenatore che con i giovani ci sa fare e ci sa fare bene. E se Traoré dovesse effettivamente trovare continuità, avrebbe la possibilità tranquillamente di migliorare, di mettersi ancora di più in mostra, dato che comunque è iniziata ad acquisire esperienza con la Serie A. E per il resto, ragazzi. Basta, cioè, cosa c'è da dire? Cioè, c'è ben poco da dire. Come colpo ci sta assolutamente, per carità, non si parla di una cifra stratosferica. Il giocatore ha ottime potenzialità e verrà ceduto in prestito al Sassuolo, dove presumibilmente almeno farà il titolare. E stop. Cioè, nel senso, ci sta come colpo, ci sta assolutamente, ci mancherebbe anche perché bisogna partire con calma. Intanto un centrocampista l'abbiamo preso, che verrà girato al Sassuolo, solo che adesso... Tocca aspettare innanzitutto l'allenatore che mi hanno tolto l'anima con questo allenatore e poi i veri colpi importanti anche a centrocampo. Però ribadisco, fino a prova contraria, Traoré a centrocampo è stato l'acquisto top della Juventus, anche perché l'unico. E mandato in prestito al Sassuolo, secondo me anche considerando la trattativa tra Juventus e Sassuolo con Demiral. Tra l'altro anche lui veramente un ottimo giocatore, anche lui giovane, anche lui sta dimostrando di non essere proprio scarso e ha dato l'ennesima dimostrazione contro la Francia. E per il resto basta, ci vediamo domani. Ciao.